Ciao a tutti da Marco Domeniconi, il vostro spero consulente musicale preferito. Un salto nel 1971. Blaxploitation. Che parola strana, cosa vuol dire? Il mito della Blaxploitation nasce appunto all'inizio degli anni 70 e sta a indicare tutto ciò che è nero a livello di produzioni cinematografiche, discografiche. Era dedicato solo ai neri, quindi film con attori neri, musica suonata solo da musicisti neri. Isaac Hayes fu l'alfiere e l'inventore di questo termine, consacrando questo eroe poliziotto, detective, Mr. Shaft appunto, che combatteva il crimine, salvava innocenti, e fu fatta questa colonna sonora che vendette tantissimi dischi. E scrisse questo brano, appunto, Shaft, dedicato a questo poliziotto, Isaac Hayes. Isaac Hayes era un genio nell'arrangiare questo genere tra il soul e il funk, molto prima della febbre del sabato sera. Ebbi la fortuna di conoscere Mr. Isaac Hayes nel 2001 in Inghilterra, era anche dimagrito prima che morisse. Gran bella persona, un genio nel suo genere. Molti pensano che questo sia il suo canto del cigno, questo Shaft. In realtà fece dischi molto belli anche negli anni 80 e 90. Moonlight Loving, mi ricordo. Bellissimo disco uscito anche negli anni 90. Vi consiglio di approfondire la produzione di Isaac Hayes. Ora ci ascoltiamo Shaft. Questo suono della chitarra tipico di quegli anni, si usava un pedale, chitarra wah-wah, l'uso perfetto dei fiati, gli arrangiamenti, vera orchestra, niente elettronica, gente che sapeva suonare qua, eh? Isaac Hayes con Shaft. Perfetto da warm up in discoteca, ma anche da cocktail, perché no? Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Spero vi sia piaciuta questa puntata dedicata al genio Isaac Hayes. Ciao a tutti! Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi.